allora buonasera a tutti. Pensate che io, ha detto 51 anni e rotti di mesa, ma invece di anagrafe 82 e mezzo, quindi direi che un vecchio, vedete, cos'è sto rumore? A me mi boicottano sempre. Sono stato una volta sopra Bordighera per in alto, c'è un parroco che è un accolo, appena arriva dovevo parlare alla sera, io sono arrivato al pomeriggio, all'estate, dice ma dimmi un po', ma c'è la contea Digos, sono già venuti 4 volte a chiedere dove vai stasera a dormire, e tu gli hai detto, no, è meno male, dico. Io ho molti, anzi una settimana che sono più colpito del solito, e quindi a volte tantissime richieste dobbiamo dire di no. Il mio staff, se vedeste il mio staff, sai, una trans, un mio ragazzo, un figlio di puttana, e lo staff deve dire di no. E il tempo brutto, genio, avete rischiato proprio che io vi facessi uno scherzo, vabbè, lo scherzo da prete. E guarda cosa avrei perso, ragazzi. Dove siamo qui? In chiedo, dove i libri, circondati dai libri, non c'è mai da perdere nulla. Se leggete, ero alla ricerca della verità. Quale cosa avrei perso? Intanto, pensa ai anni, la mia comunità ormai l'8 dicembre compie 40 anni, a parte di 5 anni in centro storico, con De André e gli altri, vedremo. A un certo momento, stasera, è stato un miracolo. Io ho girato tutta l'Italia, non solo l'Italia, è la prima volta che vado in una città, quello che, dov'è? È un altro prete, quello che mi ha accompagnato, qui a un semaforo, siamo persi. Allora, tu sei un prete? Allora, mi raccomando, giornalisti, di che un prete rappresenta, casomai un prete mezzo, perché generalmente dicono, a un certo momento, ha voluto salutarmi il vescovo. Bene, arrivo su questa piazza lì dalla cattedrale, ma allora io mi scendo, lui era già lì sulla porta. E io non dico mai eccellenza, io dico ma questo è un miracolo, è un miracolo, lui rideva, dico dai senta un po' se puzza di eresia, non so dove. Quindi già un miracolo, salutatelo, dite che per me come vecchio prete che ama la sua chiesa, è stato finalmente dopo 51 anni un dono, mai un vescovo, mai. Anzi una volta a Parma, 2 anni fa, io ho parlato, c'è un parroco lì, Santa Cristina a Parma, Don Luciano lo fa in chiesa, non c'è spazio in chiesa la sera, e alla fine mentre io ho parlato 2 ore, non mi so quanto, mi dice lo sai che, vedi che boicottano, vedi? È arrivato l'ultima mezz'ora, tutto con la barba finta, il vescovo di Parma si è messo là in fondo e poi non è venuto a salutarmi, e questo tutto sommato. Ma avete arguito il parroco? Don Carlo non lo devi invitare! Ma si vede proprio, a me mi sopravvaluto, non c'è niente, direi che siamo a dei livelli che... No, non voglio citare perché poi a me il vittimismo a me non piace. Ora, allora vi rendete conto che la mia storia è stata detta, è solo di incontro. Quante volte mi dicono, dove, che università ti sei laureato? La strada, solo la strada. Io a 15 anni meno un mese ero un marinaio in piena guerra, seconda guerra mondiale, quindi conosco cos'è il militare, conosco molto bene. Mi ricordo la mia matricola 09C45, poi lo tocchiamo. A proposito di università, a volte di notte mi vede, scusate se io parlo qui, guardate qui sotto lo suggeritore, perché ogni tanto, boom, amnesia totale, non so manco dove sono, chi sono, amnesia totale, però c'è lo suggeritore, tac. Sai come i vecchi teatri che c'era la buca, top, il suggeritore. A un certo momento mi viene l'incubo, quando sono sveglio di notte, dormo poco, dico, ma santo benedetto, ho dato tutti gli esami e mi hanno sempre promosso, sempre, da 18 a 30 lotte. E mio compagno università di un'altra chi era? Il cardinale Tarcisio Bertone.
E allora io mi lamento col Padre Eterno, ma porca miseria, come mai lui è il numero uno, io sono 0000000, possibile? Non mi risponde mai il Padre Eterno. Però, quindi è incontro, è fatto tutto di incontro, tutto di, e quindi di ascolto. Se la nostra chiesa è con l'amore alla chiesa, recentemente mi ha detto un manager, bravo, qualche, ma tu stai stretto in quella chiesa, vieni via, ti do io una bella villetta, guarda, ti metti lì con tre o quattro ragazzi, dirigi tutte le comunità, qui e là, su. Oh, dico, sei anche un grande manager, un amico da anni, è diventato manager. Oh, e mi viene a dire di lasciare la chiesa, ma io sono a casa mia. Oh, casomai sarà gli altri, se padri, dovrebbe essere padri. Se mi caceranno, boh, non so se avete letto l'Avvenire ieri, no? Ma siamo qua. Mi viene proprio da ridere. Vabbè, lasciamo stare, se qualcuno poi farà delle domande. Mi sembra talmente, no, a me cosa vuoi che colpisco, no? Io ho avuto già 5 cardinali con l'attuale. 5. Non mi ha mai, non ho scomunicato, lui che è di diritto canonico, anzi, correggimi quando sbaglio, la correzione fraterna è importante, e il codice di Bolè, a un certo punto non ha mai ammonito a me, ufficialmente. È come il gioco del calcio, nella chiesa. Prima ammonizione, due candele, seconda ammonizione, il giallo, no? Terza, cartellino rosso, fuori. Quanti ne ha mandati via dei nostri fratelli? E noi preti, dico, almeno non mi ci metto io, lascio qua, non diciamo niente da anni. Io ho il 20° il pontificato di Wojtyla, di venerata memoria, trasmissione in diretta a Saxa-Rubra. Vi dico anche chi era il conduttore, Davide Sassuoli, l'attuale, quindi cercatelo. Vedi tutti i miei incontri, la mia scuola. Davide Sassuoli, in diretta da Saxa-Rubra, si celebrava il 20° anno di pontificato di Papa Wojtyla. E io ero in studio. E alla fine i collegamenti con tutto il mondo, incensi da tutte le parti. E il Papa poi sì qui, il Papa poi, solidarnosco, finalmente in studio, non so se eravamo in due, poi tocca a me che dovevo essere l'ultimo, lei Don Andrea cosa dice? Dico, diamine il Papa, successore di Pietro, presidente della comunione della carità universale, come bello, però già che sono qui, dopo che ho detto qualcosa dei tempi, dico, Davide, mi fai fare una preghiera al Papa, magari alla televisione. E lui, continua, la trasmissione. E allora io lo guardo alla telecamera, Davide era seduto lì. A un certo momento, alla telecamera, Santo Padre, ma perché lei mi ha ucciso con la coda dell'occhio, Davide Sassuoli, con le mani sul cappello? Come mai lei, Santo Padre, mi ha ucciso i miei maestri della teologia liberazione? Boff. Fray Betto, il mio grande maestro che adesso ha un ictus da 2 anni, Giulio Girardi, mi ha ucciso. Come si chiude la trasmissione? Davide Sassuoli, Andrea, io dirò che sono in diretta, capisci che non succede niente. Pensa che chiamano per delle stupidaggini, toccheremo i preservativi, a volte pronti qui, là, delle cose transessuali, ma delle cose, o niente, perché se mi avessero punito in quel momento lì magari, la gente aveva cominciato a dire che ignora, cioè, cos'è la teologia della liberazione? 150 cattedre, questo voleva dire ucciso. Provate un docente di teologia, qualunque docente, di teologia che dalla sera alla mattina gli toglie la cattedra, o un ricercatore, uno studioso, e non è successo niente, niente, niente. E allora cos'è? Che cos'è? Allora, secondo voi, qual è a un certo momento il motivo principale che mi fa muovere nonostante gli acciacchi? E non so se arriverò alla fine. Vedo che siete attenti, io finché siete attenti vado avanti, poi immaginate. Non vengo qui certo né per i soldi, non vengo a rappresentare un partito. Poi parleremo, se volete, anche dei partiti, che sono bella che partiti. Quindi si chiamano partiti. A un certo momento, non ti dico la sinistra. Io so quando incontro uno di sinistra, sempre più a sinistra degli altri, no? Sempre. A un certo momento arrivano uno si autoproclama leader, l'altro si proclama della rotazione, l'altro, Veltroni dal Corriere della Sera scrive al segretario,
il segretario Fassino risponde dal Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano la lema sulla stampa, peccato che non c'è il Corriere dei Piccoli, io gli ho mandato un telegramma a tutti i colleghi, ve la do io una sala, siete tutti del PD, venite qui una saletta e ve la rimedio io in direzione, si vede che non avete manco una sala per discutere, per approfondire, perché... Allora, qual è il motivo centrale? Hai capito? Avete già capito? Io sono figlio della Chiesa e figlio della Resistenza, miracolato. Quindi continuo a voler tentare il coniugare ogni giorno il mio impegno nella fede, la coerenza evangelica, e inutile che continuano a dire, ma c'è poco da fare. Ben venga la verifica della Chiesa, la croce, tutti davanti al Vangelo, e non magari al meeting di Rimini, chi vuole andare al meeting lì, io ci mancherebbe, ma chi vuole andare a Međugorje, va a Međugorje, chi vuole andare a Lourdes, ma andate un po' dove volete, ma la verifica, non parliamo, non si fa nell'anticamera dello Iordi, si sa, andiamo allo Iordi, e allora guarda, c'è, oh, chi c'è, oh, buongiorno, oh, tocchi tedeschi, come si chiama, già io quando sento dire tedeschi devo stare a fare una cosa, a un certo poi ne parliamo dopo. Qual è il motivo principale? Io vengo qui, cari signori, ve l'ho detto da vecchio, per mettermi in discussione, solamente qui. In questi giorni mi chiamano le scuole autogestite a Genova, appena comincio a parlare ragazzi mi vergogno, io sono tra i vecchi, guardate che rasa di scuola vi per vedervi andare. Mi vergogno. E allora sto un po' con loro, ci tengono, io ho il pasta tutte le parti. Quindi io mi auguro, se Dio vuole, di stasera di tornare a Genova e domani mattina di essere più uomo, più cristiano, la sequela, più prete, presbitero. Non è sacerdote, abolite la parola sacerdote, perché sacerdote di sacro sulla terra non c'è nessuno. Nessuno, mi dispiace per il vescovo e il padre, sacro, no, l'unico sacerdos, ponte tra Dio e gli uomini è Gesù, che è vittima, è colui che si offre, l'offerente, è tutto, colui che risorge, è lui che a un certo momento ha questa possibilità di creare un ponte tra Dio e gli uomini. Quindi più prete, più coordinatore delle comunità, più non violento, più anticapitalista. E io dico, non è che c'è bisogno di farti andare alla Bocconi per dire che non ci vorrebbe il grande, mio grande maestro. Vedi, io poi vivo di maestri, di incontri, di confronti. E padre Zanotelli, che da quando ormai 10-20 anni, quant'è che è tornato all'Africa, io ero già amico prima, quando era direttore di Grizia, che il governo di allora, di centro-destra, l'avevano cacciato come un cane, perché diceva che i ministri italiani erano piazzisti di armi, e allora andò in Africa. Quando tornò ormai da anni, e scelse di andare, sono andato a trovarlo, al quartiere Sanità a Napoli, poteva andarsene in un bel collegio dei Combognani, o dei collegi a Verona, no. Era lì di voler non sapere se andare a Napoli o in Sicilia, mi diceva, cosa dici? Ma dico, io direi che vai un po' a riposare. No, no, quartiere della Sanità ancora l'altro giorno con le fiacco per difendere l'acqua, che è di tutti, anche lì. Grande teoria, io con i miei bambini, di chi è l'acqua? È di tutti? E l'acqua viene dal cielo, l'acqua viene dai ghiacciai, l'acqua viene dalle sorgenti. E allora come mai questi qui addirittura vogliono lucrare sull'acqua? E miliardi di persone sulla terra non hanno l'acqua. C'è poco da fare. Io non riesco a piangere quelle d'acqua. Ma è un periodo lungo ormai che continua a piangere. E allora più non anticapista, è più che non lo dice quasi nessuno, più antifascista. Il fascismo è l'entità, è l'entità, guardate che è la mancanza di pietas, è questo il punto, un certo momento anche vero che la razza cresce, noi siamo la razza superiore, l'empietà, guardate che è questo, allora voi siete lettori dell'Espresso,
prima pagina al mio grande amico partigiano. 2003, titolo di un articolo di Giorgio Bocca. Il fascismo perenne, in libera uscita, nel 2003. Chi l'ha letto? È ancora vivo. Facciamo un applauso a Giorgio, ha compiuto 90 anni. Giorgio! Chi l'ha letto? Vi rendete conto? E quindi questa è attualmente, è chiaro che il populismo attuale ormai da anni non è fascismo nel senso vero simile, ma a un certo momento sì, c'è una cosa in comune, è quella lì che è in comune, è possibile che non ve ne accorgiate? In comune è quello che tutti e due che cosa mirano? Come mirano? A distruggere la Costituzione, le norme, le regole. E allora nel 95, Giuseppe Dossetti, che era stato un padre della Costituente, poi parlamentare, sottosegretario al primo ministro De Gasperi, poi va in crisi, a 39 anni lascia la politica, il cardinale del Carmine, sto cattolico, professore di Bologna a 39 anni, tenta di farlo sindaco, meno male che hanno vinto i comunisti allora. E infatti è stato un bene, perché a un certo momento Dossetti, qui ho sbagliato tutto, anche che mi caro generale, è finito tra i monaci nel deserto, nelle favela di tutto il mondo, questa spiritualità di Charles de Foucault, questa testimonianza, questo mandare messaggi. Nel 95 mi dicono, sai che domani arriva Dossetti dall'Eremo sopra Bologna, in Montevideo, a Genova, è nato a Genova, io lo conoscevo, sono andato a abbracciarlo. Oh, Don Giuseppe, come mai sei da ste parti? Io collego così poco. Come mai? Vado in giro per l'Italia, 95, è morto nel 96. Vado in giro per l'Italia a dire agli italiani, quindi ancora primi, anti-Berlusconi. Vado a dire agli italiani che formino dei comitati in difesa della Costituzione. Io mi ricordo a Genova, Compagnoschi, sinistra, Gallo, viene il comitato, sì, eravamo il primo incontro, sì. Seconda riunione aggiornata dopo 20 giorni, 50. La terza riunione, 25. La quarta eravamo 15, che facciamo presidente? Io ero il più vecchio. E allora cosa piangiamo? Ecco perché adesso, attenti bene a non cercare capri espiatori, facciamo le analisi di tutti, ma cominciamo un po' tutti da noi, qui siamo tutti responsabili della deriva che c'è, ma è stata una deriva. Il vescovo di Milano, non so se era un vescovo, io mi ha colpito, i miei ragazzi che raccolgono la computer, il primo novembre del 2009, la messa al campo del cimitero monumentale di Milano, c'è una messa al campo della gloria per i morti, per i caduti della resistenza. Questo vescovo, non mi ricordo come si chiama, ha mandato il testo, dice ormai in Italia, primo novembre 2009, ormai la democrazia in Italia è entrata in eutanasia. E noi cosa facciamo? Andiamo a fare le crociate contro l'eutanasia, eccetera, a rompere il cazzo alla gente che vuole morire. Quindi già ve immagini che campagne che sono. Quindi questi eventi straordinari, allora vedete che per me è umano l'incontro, proprio, e uno scopre la sua identità, scopre proprio ad un certo momento proprio questa sua identità, e se non scopre l'altro come fa a raggiungere la sua crescita, come fa? Non è possibile. Se noi a un certo momento, forse l'ho raccontato recentemente, mi sembra anche giusto da Saviano, a un certo momento eravamo lì in periferia con un grande fotografo, quei che non la sanno, e vediamo arrivare una ragazza scalza, una neretta simpatica, con un sacco, mi fa Pino, ma guarda quella ragazza lì, infatti quando arriva nel Niger, a Niamey, o ragazza, dico, si parla francese, insomma me la so arrangiare, a un certo momento dico, come mai va in giro con quel sacco gocciolato, con quel sacco così pesante? E lei mi guarda e mi fa, non è pesante, non è un peso,
mi fa segno nel sacco. C'è mio fratello, morto. Lo portava a seppellire dopo uno scontro tribale. O siamo fratelli e sorelle. E allora la teologia cosa dice? Che Dio è padre di tutti o no? Allora se uno è una coppia, per esempio una coppia non sposata in chiesa è figlia di Dio o no? Teologo, è figlia di Dio, sì. Vai, è d'accordo. E non diranno che io vado in giro a dire sì, perché io voglio che mi controllo. Ad un certo momento questo senso, il Norberto Bobbio tanti anni fa mi dice: Carola, vuoi smettere di fare la distinzione tra credenti e non credenti, che poi sai, uno dice io credo. Oh. Allora, mo, non farla più con la distinzione credente. E qual è la distinzione? Tra pensanti e non pensanti. E perché il mondo da secoli, a un certo momento, non pensa. E quindi rovina poi. Perché continua a tenere in subordine le donne, vedo che sono tante. I testi antichi della Genesi, Dio crea questo essere umano, che è maschio e femmina, uniti, poi ciascuno ha le proprie differenze. E allora visto, ecco, a me mi capita, manco un anno fa, viene una ragazza, una donna che lotta contro l'ADS, ma forte, per esempio, non so, parliamoci chiaro, io vorrei che fossero qui tutta la CEI e farmi sentire voi da tutte le donne parlando del Cristo. Gesù viene per tutti, è fratello, sorella. San Paolo dice non c'è più circonciso, non circonciso, schiavo, libero. Come mai le donne, quelli che sono cattoliche, si dichiarano cattoliche eccetera, che ruolo hanno nella nostra chiesa, che è chiesa, assemblea, famiglia? Che ruolo avete le donne cattoliche? In pratica, che cosa contate? Ve lo dico io, ho contato un cazzo! E veniva, ma allora che cristianesimo è? Dove si può finire? Attenti bene, allora arriva questa qui, c'è Gallo, tu vai in giro, la devi leggere, 3 minuti. Dedicato alle donne intelligenti. Sono questi, ecco la mia università dove maturo. Una volta mi ha detto, vedi come ha approfondito Simone Weil. L'avevo appena sentito. Un altro dice, vedi questo qui è il concetto fondamentale della prodotti di Levinas, l'altro, solo attraverso Levinas, avrò letto 3 righe il titolo di un. Con tutto il rispetto, io grazie mi verifico con gli scienziati, con tutti, e allora li faccio parlare, allora mi correggo, e allora mi danno delle. Allora, dedicato alle donne intelligenti. Anche se non pratica del lago, una donna decide di uscire in barca. Perché il papà in quel lago lì aveva una barca da pesca e in quel momento che arriva a trovarlo il papà fa la siesta, lei è lì mentre aspetta, bello, pratica anche, e piglia la barca e va, accende il motore e va a una piccola distanza sotto dei begli alberi che fanno lì. A un certo momento spegne il motore dall'ancora e legge un libro. Subito arriva la guardia forestale con motoscafo, si accosta lì, grida, lei gli dice, cosa sta facendo signora? Vedi il maschio, i maschi fuori, lei gli dice, sto leggendo un libro, era ovvio, no? Vedi che lì, cosa sta facendo? È lì col libro, la barca ferma. Lei si trova in una zona di pesca vietata, gli grida, mi dispiace a gente. Ma non sto pescando, cerca di spiegare. Sto leggendo, sì! Ma guardi, ha tutta l'attrezzatura della pesca. Per quanto ne so potrebbe cominciare in qualsiasi momento. Quindi lei ha trasgredito, deve venire con me e in ufficio paga la multa perché qui è un parco nazionale protetto, pim pum passa, può pescare solo in alcune parti. Venga con me, urla come una iena! La signora fa. Se lo fa agente, dovrò denunciarla per molestia sessuale, dice la guardia. Ma se non l'ho meno toccata, dice la guardia. Sì, questo è vero, ma lei possiede tutta l'attrezzatura. E chissà che potrebbe cominciare.
Le auguro buona giornata, signora. E la condizione va morale. Mai discutere con una donna che legge. Ecco. È probabile che sappia anche pensare. Questa grande, adesso veniamo, qui c'è dei cattolici, io l'ho detta in un ambiente cattolico a momenti, non so, l'avrà raccontata al vescovo, lo conoscevo, questo qui me l'ha lasciato per iscritto. Carissima Andrea, vuoi fare una preghiera con me, Gesù? Il mio desiderio più grande è di incontrare un ragazzo. Sono gay, ho 35 anni, ancora vergine, non ho mai avuto fidanzamento e questo mi rende triste e demotivato. Ho 3 lauree, una quarta in cantiere, ma non basta rendere una vita entusiasmante. Ho un posto di lavoro statale fisso, ma non basta rendere. Ho la salute, piena, ma non basta rendere la vita entusiasmante. Ho tanti amici, ma non basta rendere. Vuoi pregare con me, Don Andrea, il buon Gesù, che non mi lasci solo, che non mi lasci single. Andrea, lo capirà Gesù, anch'io sono fatto di carne. Cosa devo rispondere? Posso anche parlare della morale cattolica, però rispettare le sue scelte. Io intanto una preghiera di Gesù la faccio, che trovi un compagno. Chi si può permettere di giudicare dove c'è amore tra due persone? Non lo so, mi sembra talmente, tanto è vero, poi io ti amo, poi a un certo momento guarda te cosa succede. Ed è chiaro, come è stato detto prima così bene, ringrazio chi mi ha presentato, a un certo momento vi accorgete che a un certo momento tutti i cattolici plaudenti, vi dico l'ultima di Paolo Rossi, che l'ho visto lì, mi dice: mi regalo, mi avevi dato l'incarico di evangelizzare e ho fatto tutta la tournée quest'anno per evangelizzare, convertire tutti al cristianesimo, quanti non convertiti, sai come fa Paolo? Per crediti. Gli unici che non sono riusciti a convertire al cristianesimo sono i cattolici. Il comico. Allora ti accorgi che, e non mi conoscono, eccetera. E allora ti accorgi che, e gli fai saltare la pila, ti sparano, non vengono a verificare. E io, sarà 15 anni fa già, se non più, dovevo accompagnare a Milano un ragazzo tossico per una visita molto importante, un primario amico, tramite amici, Don Gino, vieni. Alla fine torniamo, siamo alla stazione centrale, mi ha pagato anche il biglietto di prima, e dice: che carrozza di viaggio? Seconda, non c'è la terza. E no, dice la segretaria, accompagna Don Gano. Allora un bello scompartimento a Milano Centrale, entriamo, 2 signore e un signore, tutti eleganti, quello di 15-20 anni fa, per dire i cattolici. Ma a un certo momento il mio compagno faticoso, allambrato, dormiva già, che compagnia, tossico, e io lì con la Gazzetta dello Sport, che era d'estate, questo qui, io quando vado in giro così non ho mai il colletto, sembra quasi, allora, però davanti al pubblico voglio dire a tutti che sono prete di Santa Madre Chiesa e non scomunico, non manca molito. Il vescovo adesso, quindi ieri la veniva, oggi sto vescovo dice: guarda, non so chi è l'organizzatore, ti vuol salutare il vescovo, ma guarda che non mi fate, non prendete per il culo, perché a me era lì sulla porta, mi dispiace che doveva arrivare prima, me l'avevano detto, ma non era il tempo brutto. E a un certo momento siamo lì a Pavia, il signore scende, questi mi convinto droga. Che vergogna, questi ragazzi e ragazze rovina famiglie, io che conosco il percorso della droga, dove siamo tutti complici, e più vai su peggio che peggio, chi è proibizionista è già complice di una, dopo 40 anni, di una strage mafiosa,
compreso, non ci ha mai detto l'infezione dell'HIV, che lo sapevano, e quindi quanti poi hanno preso l'HIV, che non vi dico. Quindi siamo partiti veramente, poi a un certo momento cosa dico? Questi ragazzi vanno mandati in un campo di concentramento dove rovina famiglia, io zitto, cosa dico? È che dopo un po' arriviamo al punto, una signora dice all'altra, io non so chi c'era più al giro di Franco, e pensare che a Genova c'è un preti. Ero qui, e pensare che c'è un prete che la droga gliela dà, il mecenate della droga, manco la vede. L'altra, sì, no, un prete, e io sempre, oh, un prete, sì, ma lei lo conosce, no, lo conosce la mia vicina, una signora così cattolica, fa la comunione tutti i giorni, e io sempre lì, anzi aspetti che guardo nella borsa che stiamo raccogliendo le firme, che mandiamo all'arcivescovo che provveda, sì, è giusto, dice là, allora tira fuori, e a un certo momento tira fuori sto biglietto, io sempre lì, e dice, si chiama Don Andrea Gallo del Porto, io lo incontro, dico, e lei mi vede, dico, oh, ma la Madonna, ah, signore, anche lei di Genova lo sa, no, dico, guarda, io sono Don Gallo, pure Verino si è quasi inginocchiato. Mi dà del reverendo, ma dico, ma cosa dite? Ma io è la mia vicina cattolica, fa la comunione tutti i giorni, dica alla sua vicina che è drogata di particolare, che non vada a fare la. E non ci vado, perché se uno che va a fare la comunione tutti i giorni, ho saputo che abita a 500 metri con la signora dalla mia chiesina, però non ci andare, non ci andare. Me lo diceva Monio Vanti, grande amico, tanto tempo. Se un ebreo vuol dichiararsi ebreo, prima un accenno alla droga, troppo importante, una vergogna. È una vergogna. La conoscete la legge sulla droga, Giovanardo? Solo una facoltà di farmacologia, mi sembra, di Perugia ha detto, non è manco scientifico. Continuiamo a massacrare, continuiamo a riempire le carceri senza assistenti. Andate a legge, ma io quella sintigiolo lì, l'ho detto anche a Giovanardo. Primo, Carlo, che lo conoscevo quando era vice del portaborse della DC. Va bene? Carlo, dimmi un po', le piantagioni sono legali? No! E allora come mai aumentano tutti gli anni? Aumentano! Sono in Afghanistan con tutte le truppe che c'è là? Niente da fare! Niente, invincibili questi talebani! Hanno distrutto l'esercito inglese! Ha distrutto l'Armata Rossa. E voi che non distruggono questi quattro valori che saltano ogni momento su. Perché è falso, tutto falso. Tutta la menzogna, come in Iraq, le armi, l'istruzione, non si va alle cause delle ingiustizie. E allora è chiaro che la matassa sia colpita. La toccheremo, vedo che sia la missione di pace, vergogna, bugiare. E la Chiesa non ha il coraggio di dire, no, non lì c'è. Non lì c'è. Già Benedetto XV, a metà della prima guerra mondiale, scrive a Cecco Beppa, l'imperatore, scrive agli alleati, questa guerra è un'inutile strage, nessuno l'ascolta. Pace alla vicina, tutto è perduto con la guerra, tutto è vinto con la pace. Hai persino Wojtyla, la prima guerra del Golfo, ha mandato un suo cardinale a Saddam Hussein. Ha ricevuto Aziz, quello che rischia lì di impiccare la piccagione, che è cristiano. Cioè. Ha mandato un altro cardinale a Bush, quello poteva farne a meno. Fissato con gli stati canaglia. Quando è partito il primo missile, cosa ha scritto? L'osservatore romano l'ho tenuto, poi un drogato è andato al cesso con l'osservatore. C'era un giornale. Chi l'ha preso il giornale? L'ho preso io, brutto. Ecco, vabbè, si può trovare. A un certo momento la follia della guerra. E guarda, siamo ancora lì. Allora noi torniamo alla droga. Le piantagioni sono almeno quattro volte cresciute. Se c'è le piantagioni c'è la raffineria. Ma c'è la guerra alla droga, Carlo, stai zitto. Ti dico che aumenta, che guerra è? Alla droga. Che guerra è?
a un certo momento la distribuzione capillare in tutto il mondo. Se passate da Genova e volete la droga, venite da me. Non è che la regalo, eh? No, regalo. Ho visto della gente, ma a livello di registi, in astinenza. Quindi la droga è libera. Basta. Adesso con i telefonini, poi, prendi prima dovete andare a cercare il push. Quindi te, quarto, tutto denaro sporco da riciclare. Tutto. Il conduttore di Subsonica, mio amico, mi ha coinvolto per cercare di fare qualcosa nella, ormai nei locali, pub, concerti, discoteche della Cocca. Ha preso una campagna un ragazzo ispirato di Subsonica. Solo di cocaina in Italia la mafia incassa in un anno 60 miliardi di euro. E noi così. Ecco, quindi andiamo avanti. Dove ero passato? Mogliovara disse, uno vuole essere ebreo, legge la Torah, adora, prega, se non è accogliente, non dica che è ebreo. Abramo, il santo benedetto, non lo fulmina, perché Dio lo amore. Se è un cristiano, anche col Nuovo Testamento, non è accogliente, non lo dica che è cristiano. Il santo benedetto non lo fulmina. Un islamico, se vanno a leggere le sure, la posizione grandiosa della spiritualità di Maometto, tant'è vero che si dichiara figlio di Abramo e non è accogliente, non dica che è islamico, perché diventa un terrorista, diventa un integralista. Pensate, nei secoli noi addirittura le donne, un certo meno, erano tutte streghe. Quindi, beh, cosa facciamo delle streghe? Le bruciamo. Nei retici, le bruciamo. Sì, poi è il braccio secolare, il braccio di qui, il braccio di là. Non lo dica che è cristiano. E allora se andate a vedere come noi con la croce, quando siamo arrivati nel 1492, anzi, prendiamo un po' prima, andate a leggere. C'è un documento del 1440, e un papa che si chiamava Adriano IV, tanto bravo, tanto illuminato, convinto di essere il Padre Eterno, e dice al re famoso del Portogallo, ecco dove sono le cave, e dice al re del Portogallo, ti dono il Portogallo, tutto e l'Africa. Ma chi sei tu? Hai il nome della Santissima Trinità? Oh, quando vediamo un africano, se vengono inocchiarsi noi cristiani, scusa, perdono, guarda, perché continua ancora adesso le rapine, i sfruttamenti, la repressione. Ma lo diceva Don Milani, che già allora mi accusavano anche a me di torpilocchio. Dice vai tranquillo, anche a me, dice, a Firenze. E dice solamente, rispondi così, dice il re Leopoldo cattolicissimo del Belgio non parlava mai col torpilocchio, ma le sue colonie scriveva, quando uno dei miei sudditi che poi era schiavo, Congo, nel Congo, commettono un reato, tagliali il braccio destro. Quando sono recidivi, tagliali il braccio sinistro. Se sono ancora recidivi, tagli la gamba. E se sono recidivi, la gamba. 30 milioni di massacrati. Ad ogni modo arriviamo al 1492-93, eccetera, un altro papa, mi sembra Bonifacio o d'altro. Cara regina Isabella di Castiglia, tutto quello che hai rubato, non l'ha detto rubare, che hai conquistato nelle Americhe, tutta la Santa Sede lo dà alla Spagna. Ma con che diritto? E allora tocchiamo subito la teologia, visto che ho citato prima Paolo Rossi. 3 anni fa già, vado a salutarlo, la gente al camerino, vieni qui, ti do 2 magliette. Uno la porta al cardinale, non ce l'ho ancora portata. E allora fa tutta la scena, la camerino, allora ci tira sta maglia nera. Guarda, e io lì. Dio c'è. Vedi? Vai dal cardinale e dirà, guarda, Don Gallo è ancora che bene. Oh, portami bene. Oggi è il nome, Dio c'è. Poi guarda sotto, attento. Guarda, tu devi farlo vedere al cardinale, facciamo, ti faccio già cardinale.
a un certo momento, anzi, dire al vescovo che siccome ha colto me la sua carriera è pericolo. Se io vengono a sapere delle sacre stanze. Va bene. Allora, ha detto, Dio c'è. Poi abbassi la maglia, attento, quello che c'è scritto devi toccarlo col dito e puntare poi il dito sul cardinale. Allora, Dio c'è, Eminenza, vede? Oh, oh, oh. Dio c'è, ma non sei tu. E allora, ma avanti la maglietta, e allora rilassati. Se non sei tu, come la mettiamo? E allora vedete che l'esperienza del dialogo e conoscenza, convivenza, legalità, fraternità, libertà. Ancora l'altro giorno torno tardi alle 2 alle 3, a un certo momento davanti alla mia chiesina mi ha dato i soldi del taxi, meno male qualcuno si ricorda. E allora dico, quanto è al tassista? Lui si gira e mi fa, Don Carlo mi confessa. Oh porca scherzo, no, non è serio. No, allora, intanto comincia a non dire confessa, che qui facciamo ridere i polli. Cosa confessa? Sei un credente in Dio, sì, e vuoi che Dio non conosce le tue stupidaggini? Quindi è riconciliazione, l'aveva detto il concilio, la comunione, era ascolto, era tormentato, era veramente tormentato. Quindi il tema è veramente la libertà. E allora vedete che cosa sono venuto qui da voi, non sono né uno psicologo, né un prete, presbitero vuol dire anziano. Tornando alla Sud America, quando andate a leggere gli amanuensi, loro guardavano gli indigeni e dicevano, Oh, non hanno i vestiti, quindi facevano un caldo alla malora, e gli spagnoli sa che si ingiarmano, non hanno la pelle bianca come la nostra. Era il terzo punto che dovevano capire, ma guarda che qui l'umanità si sta incontrando per un nuovo mondo possibile. Non hanno le armi, e gli spagnoli avevano, allora, erano non sono persone, sono bestie, e così l'hanno trattato da bene. E i teologi dietro, per anni, decenni, gli indios non hanno l'anima. Mi sembra dopo 50-60 anni un papa, non mi ricordo come, si incazza di brutto. La volete smettere, dice questi teologi? Sono figli e figlie di Dio. Così deve intervenire. Mi dispiace per le donne, anche i teologi sono andati avanti, ma non so se sono ancora sicuri adesso. Sì, avete l'arma, però state un po' in un anno. Guarda ormai questa caduta dell'etica, eccetera. Oh, che bella figa, dice il premio, la facciamo ministro. Oh, guarda che bel culo, questa qui alle tette che dice va all'estero. Come mi piace anche a me. La bellezza, l'estetica, ma andate, balliamo, andiamo a cantare, ma dì, ma oh, è venuto uno, guarda, vedi come è arrivato uno da Desenzano del Garda, oh porca miseria, sarà qualche mese fa, Carlo, io sono venuto a trovarti per darti una coppia, tra l'altro mi ha detto su internet, eccetera. Ad ogni modo, siamo nel 2000, a Desenzano del Garda, ecco qua. Citato senza del Garda, lui controlla, ricerca, vedi, c'è tutto scritto, documentazione. Consiglio 33 del 31 marzo 2000, oggetto. Mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale, presentata dai consiglieri di minoranza e invio elezione al nuovo Presidente, e il Presidente era di Forza Italia, che era una minoranza. E chi era presidente? Per impreparazione e improduttività. Chi era presidente nel 2000 del Senzano Alcalde del Consiglio? La signora Giannini. Ha dimostrato ed è riuscita, vedi, addirittura a diventare ministro, eccetera, perché si vede che avrà studiato, non so, di giorno, di sera, e non lo so come. A un certo momento, e allora veniamo a una delle mie svolte. Prima vado un po' avanti, poi torno subito indietro. Io 18 anni, marinaio, partigiano, poi veniamo subito indietro.
Però a un certo momento vedo qui tanti giovani. Vi rendete conto, ragazzi? Io nasco nel 28. Nei miei libri, nell'antologia, fino al 45, al Nautico, la parola democrazia non era in nessun libro, in nessuna antologia. I docenti non ci dicevano niente. Gli altri docenti, la mia famiglia povera, però aveva un Vangelo essenziale, andavamo in chiesa. Dopo anni, quante volte glielo ho detto ai preti, diventati qualcuno vescovo e qualcuno, perché non ci avete detto la mostruosità del fascismo dal pulpito del Vangelo? Perché non ce l'avete detto? Ma perché? Ma cosa vi diceva Gesù? Ma cosa vi diceva? Quindi, cari giovani, se no, niente, ad ogni modo incontro un salesiano, sai, nei campetti. Don Bosco, mi ricordo il nome, Don Piero Dovere, un pisano. Ho visto un nuovo rapporto tra educatore e educando. Porca miseria, a me mi hanno educato. Io mi ricordo del 35, quando era che l'Italia decide di conquistare le colonie, l'impero, quattro sassi, hanno sbagliato. Oh, a tutti, vedi, abbiamo conquistato dove c'è di tutto, noi abbiamo conquistato l'Etiopia, non c'è niente ancora dentro. Mi diceva un geologo che in Libia, che c'era del petrolio, squadre di geologi italiani, Mussolini l'ha cacciati fuori dalla porta. Fatti conto che sotto la sabbia c'è il petrolio. Cacciati fuori dalla porta. È stato mio amico fino a qualche anno fa, un geologo. Quindi arrivavamo a classe la mattina. Faccetta nera della vicina, aspetta bene, vedalo. E la maestra con la bandierina. Il nostro glorioso esercito da Macalè, adesso non so, da Ambalagi è arrivato a Macalè. Poi abbiamo saputo con documenti veramente che se non tiravano i gas d'Ervini ad Addis Abeba non si arrivava mai. Ma vi rendete conto? E guarda cosa abbiamo lasciato. Quindi vedete che a questo punto io mi dato il libro di Don Bosco. Don Bosco inizia. A un certo momento così, quante volte noi continuiamo la parola sicurezza, tanto a leggere le biografie di Don Bosco, tutte le sere quando tornava a casa a Valdocco, ho la borsa della vita, la microcriminalità, orde di ragazzi venivano dalla campagna, alla capitale sabauda, poveri, miserabili, ho la borsa della vita. Don Bosco diceva, la borsa si è cascato mai, non c'aveva. È la vita, se vuoi sparare. Perché non vieni sabato con noi, domenica? Abbiamo preso un campo. E comincia così Don Bosco, poi capisce l'artigianato. E allora Don Bosco, che Don Bosco dove ti porta? Io quando sono andato da mia mamma, che mi conosceva di tutto il mio brigantinaggio, mamma, terza elementare mia mamma, mamma, ho deciso di farmi prete salesiano, aperta, non è che era contrario, ma ci stai un mese, ne hai già fatto tante, inventare, continuare. Però contento quando il primo luglio del 1959 sono stato ordinato, la mia mamma e mio papà erano lì. E mi ha detto, oh, ce l'hai fatta. E non ci credevo. E quindi, capite, mi ha presentato Gesù Don Bosco. E io continuo ogni tanto ai vescovi, glielo faccio vedere. Non so se sbaglio. Io ho incontrato Gesù. Eminenza, basta, bisogna decidersi tutti di non chiamarli più Eminenza e Eccellenza. Basta, proviamo un po', te li mangi, oh, pensa, avessimo vissuto ai tempi di Gesù, e quanti Gesù ci sono ancora, anche anonimi. Per esempio andassi davanti a Padre Zanotelli e dire, Eminenza, mi dà una sbella, farebbe bene. Se vado davanti al mio grande maestro quasi centenario, Arturo Paoli, monaco, autore di libri, e Arturo, Eccellenza, torniamo a Gesù, sapeste conto, Gesù Eccellenza. E allora Gesù mi ha dato un biglietto, caro vescovo, e il biglietto come lo scambio, i biglietti da visita. Guarda cosa c'è scritto, caro vescovo, dirò, caro, mi devo mettere in testa di cancellare Eminenza e Eccellenza, che non c'entra niente, non c'entra con Gesù Eccellenza e Eminenza, vi rendete conto? Dicono che Papa Luciani XV
giorni dopo ho qualche talpa in Vaticano, andrò in crisi. Cioè, come faccio io a rimanere in questa immensa reggia artistica e dell'umanità? Ma è quello che vuol portare Gesù, non posso stare. Trovatemi una casetta in Roma, periferia. Io penso che se uno va in crisi, io non so come faccia il Papa, forse un po' di santità c'era, perché deve fare uno sforzo. Te le immagini il Papa che sa fare, Gesù, poi entro e gli sbicio. Mi ricordo la biografia del Pio X, la prima notte che era in Vaticano, c'aveva lo sbicciolo che passeggiava, una biografia dei fratelli Scotton, e a un certo momento passeggiava, questo qui la prima notte, patriarca, Venezia, a un certo momento è uscito fuori, come esce fuori il Papa, la Svizzera però in ginocchio, boh, alzati, alzati caro, sta a sentire, dice, va a dormire, perché te dormi ti e dormo anche io. Vi rendete conto quindi? Che cos'è il biglietto della vita di Gesù? Sono venuto per servire e non per essere servito. Quindi tutte le volte che io non servo, con Gesù niente, ma Gesù no, non si arrabbia. Tutte le volte che non c'è da servire, niente, ma se io non servo, non ti preoccupare, non continuare a dire come terzi partiti sono tutti cristiani, non ditelo che siete cristiani. E lì dove io il regime ve lo consente, fate le vostre battaglie più o meno oneste. Ma quando tirate fuori cristiani, qualunque cristiano dovrebbe intervenire, certo che poi è la sua coerenza. Quindi a un certo momento, vedete, a questo punto, un'altra svolta, e quindi invito Salesia. Torniamo indietro. Io ero marinaio, pensate un attimo, ero marinaio a 15 anni, a 16 anni più o meno, è l'8 settembre, avrete letto, e voi forse siete da queste parti, Panza, giornalista storico, Pastori, l'avete mai incontrato Panza? Se non l'avete incontrato non avete perso niente, perché guarda, è incredibile un certo momento, guarda. Io che sono tutte qui vive nelle cose. Tutti, mio fratello, come adesso ve lo dico dopo. Allora, fatti conto, siamo lì ai primi di settembre del 43, un caccia torpediniere italiano, subito a fianco un caccia torpediniere tedesco. Da noi suona la Dunata, tutti giù da basso. Io dico, come la Dunata si fa, poppa? No, tutti giù da basso. Signori ufficiali, signori sottufficiali, equipaggio, da questo momento ci siamo salutati, non puoi mai rinare, ciao, vengo a fidarsi, non siamo più alleati dei tedeschi. Pensa che confusione a questo ragazzo, dopo essere stato educato, maleducato, condizionato, Roma, l'asse Roma, Berlino, dopo, non mi dico cosa è successo, io non sono sbagliato. Mio fratello era reduce dalla Russia, tenente del Genoa. Erano a Legnago, ma li mandano a Milano, accampati qualche mese prima alla Villa Manzoni, perché andavano a sbaraccare il macello dei bombardamenti in città e di notte ronde contro i vandali. E lì, quindi a Milano, alla fine di settembre, tutti che scappavano, tedeschi, fascisti, torno. Mio fratello non è arrivato. Alla fine di ottobre mio fratello non è arrivato. Pensate alle comunicazioni, telefoni, niente. Tutti si parlava, voce, niente, poi i tedeschi portano tutti in Germania e qui è su e giù e là. Bene, alla, mi sembra il giorno dei morti, primo novembre, la sera, tum, 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 la mia svolta decisiva. Mio fratello arriva, era il mio tenentino del Genio, medaglia d'argento. Mangiamo, boccone. Alla fine la mamma dice, Dino, si chiama Dino, morto l'anno scorso, Dino, che cosa decidi? E io che ho guardato, ho già deciso, sono entrato nella resistenza, non sapevo cosa voglia dire io resistenza, resistenza a chi? E allora vedi che ho cominciato ad attingere veramente, e via via vado veloce poi,
ad un certo momento attingere i valori, è il valore della democrazia, è i valori. A proposito di Pansa, mio fratello da comandante partigiano almeno 3 volte testimonio nei processi che i parenti delle vittime fasciste per vendette, circolari, trasversali facevano, 3 volte testimonio di quello che doveva sapere. E via via, arriva l'amnistia, questa me l'ha raccontata Pertini, ditelo a Pansa. Pertini stanno, per il medico, presidente della Camera, arriva a Milano, lui col treno, poi era anni fa, tutte le autorità, ti sai, dice, scendo, vedo uno che mi sorride. Oh, ma dice, lo conosco, San Genovese. Oh, ciao, dice, ma lui, le autorità, ci conosciamo, ma sì, presidente, e dove ci siamo conosciuti? E io ero il comandante delle carceri, dove era lei, a Ventotene. E cosa si fa qui a Milano adesso? Ma solo questore guida, erano stati tutti reintegrati, quindi l'amnistia, molto chissà, fatta bene, quindi un'altra, vado avanti, io sono prete, a un certo momento ho 40 anni del 68, cosa faccio? Mi chiamano a Milano, alla Cattolica, dove è nato il 68? In Italia, alla Cattolica. E il vescovo invece di capire che quei giovani, con quella forza evangelica che avevano, hanno capito che era giunto il momento in tutto il mondo di dare una svolta, espulsi. Sono diventato grande amico di Mario ancora adesso, Mario Papà. Prima volevo dare l'acepolatore di quello che ho detto prima, il grande Don Luigi Di Lego, direttore della Cattedra di Roma, mi dice, Anni è già morto, quando vai in giro non dire più quella bel proverbio, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. Cosa devo dire, Don Luigi? Dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, se sei veramente appartenente alla famiglia umana. Ad ogni modo torniamo a Milano. E allora non vi dico, siamo un'assemblea grande. I ragazzi dei cortei avevano già preso tante con le botte. Stiamo preparando un altro corteo. Io che avevo 40 anni, già considerato Matusa, ecco che ho il pass. A un certo momento voi, servizio d'ordine San Babia, servizio d'ordine al Duomo, prepara, alza un ragazzo, mozione d'ordine. Cosa c'è? Dice Mario. Oh compagni e compagni, non abbiamo ancora capito. Possibile quando dobbiamo continuare ad andare a prendere delle botte per le strade? E grida, il potere porta. Mario, che era veramente un leader, studente, ha scritto la statale, e dice non è vero che è forte, e vi do un altro giacolatore come prete. Cosa fece Capanna? I poteri, non è vero che è forte il potere, i poteri economici, moralistici, mafiosi sono fortissimi, non sarà che si è buttato per terra, non sarà che siamo un ginocchio. Ed ecco quindi un altro giacolatore sulla testa. E mai come in questo momento in Italia, se non si tira su a te. Voi che arriviamo al 2001, finalmente qualche mese fa sono stati legalmente puniti i comandanti della polizia di allora. Non è il processo alle forze dell'ordine, è un ordinamento democratico. Processo veramente che ha accettato un disegno brutto. Ad ogni modo in corte d'appello tutti puniti, tutti rimasti al loro posto. Attualmente quello che allora era capo della polizia, De Gennaro, oggi è capo dei servizi segreti interni e interni, condannato a 5 anni. Il presidente di Corte d'Appello, depositando la sentenza, ha dichiarato al giornale. Vado in pensione, molto triste, perché ho dovuto sopportare in questi mesi miserevoli, ma 2010, miserevoli strategie sotterranee perché io non facessi il processo. Avete visto ieri, Piazza della Loggia, 36 anni, nessuno, tutti assolti. Che cosa gridavano nel G8? I centri sociali che io conosco tutti, i famosi no global, se erano 20.000
e i giornali nel 2001 hanno parlato a un certo momento di 300-400 mila. Pensate solo Zanotelli con la rete Lilliput, con le mani bianche, tutte quelle, signori del G8, non mi sembra una cinica pretesa di venire ancora una volta a dirci che l'unico mondo possibile è il vostro, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, adoratori per i cristiani di una divinità unetrina, idolatrica, mercato selvaggio, tecnologia, sempre a favore del mercato, deterrenza, sempre a favore, cioè se il nemico non c'è, bisogna veramente inventarlo. Vi rendete conto? 68, state attenti, andatevelo a ristudiare ragazzi, nel 68 alle Olimpiadi del Messico, Black Power, Martin Luther King assassinato, Robert Kennedy nel 68 candidato alla Casa Bianca, assassinato, è arrivato fino a Parigi, è arrivato e andate a finire il pellegrinaggio in piazza Venceslao, dove la primavera di Praga, con i valori socialisti che dovevano raggiungere la democrazia, schiacciata dai carri armati, persino i comunisti trinariciuti italiani, mentre nel 56 avevano accettato l'armata rossa in Ungheria, alla primavera di Praga ha cominciato a dire un momento, qui i carri armati che abbiano la stella bianca, che abbiano la stella rossa, sono sempre violenza, brutto, e allora finito il pellegrinaggio in piazza Venceslao. Il 9 gennaio, Jan Palach, un ragazzo del 68, si dà fuoco. E così possiamo andare a proporlo del G8. Siamo lì ancora al mercoledì, lo dico a tutti i genitori, educatori, preti. Io il pomeriggio vado un po' a riposare. Avevamo il banco clandestino, non era ancora successo niente. Quest'anno prossimo è il decennale. E non chiamatemi ragazzi. Sì signore, dopo 10 minuti io sono al terzo piano, la mia parrocchietta. Mi vengono a chiamare, lo dico ragazzi, mi sveglio. Chi c'è? Ma a Gallo abbiamo pensato di svegliare. C'è il regista Mario Monicelli, mai visto. Ma siete sicuri? Siccome mi fa degli scherzi drogati di merda. 20 anni prima, vieni giù uno per il treno, vieni giù a imputarti, chi è? Nelson Mandela. Sono andato giù in mutante. Era un bel signore nero, ma non era mai. Beh, quella volta lì Monicelli c'è. Al giovedì dico, se arriva il papà, ditele che aspetti. Che mi lasci dormire un'ora, due, perché fino qua, col piedi. Sì signore, rotondotone a giovedì, mi sveglio. Tant'è vero che appena apro gli occhi e dico, oh, c'è mica un altro regista, il ragazzo mi ha svegliato e fa, sì, ah, non mi pigliare per il culo, perché... No, no, Andrea, c'era il regista Ettore Scola, che ormai ecco poi come diventano miei amici. Io sto con gli ultimi, poi arrivano della gente, l'ultimo, il principe ereditario del Qatar. I musulmani dicevano, abbiamo il principe e abbiamo parlato di te, vuol venire a salutare l'Islam. E mi vengono venuto sto bel giorno. Uscendo nella mia anticamera c'erano tre ragazzi italiani, una peggio dell'altra. Mi hanno parlato un po' di tutto, io mi sono sentito di dire che non andasse via male informato, nella libertà di scelta, nel rispetto delle loro scelte e delle loro tradizioni. Io ho detto all'interprete, digli, come siamo passati davanti a queste tre, digli che quello non è mio harem. Rideva il principe, io non ti dico. Quindi, cosa dicevo? Ettore Scola, al giovedì mi fa la sera, attenti genitori, educatori, insegnanti, attenti. La stessa domanda di Ettore Scola, come mi aveva fatto il mercoledì Monicelli, Don Carlo, lei che da anni cammina in mezzo ai giovani qui di là, riusciremo noi tutte le agenzie educative a sradicare, siamo nel 2001, a sradicare dalle nuove
e nuovissime generazioni, l'assenza di futuro. Vi do un'altra giacolatoria. Io gli dissi, maestro, e noi sopra nel primo del salone c'è una grande bacheca e io scendo dalla mia camera poi una mattina, il mare grida forte, che bel buongiorno. Però dico, guardi maestro, dopo qualche giorno qualche un altro ha scritto, la speranza grida più forte. E quindi vedete che possiamo andare avanti. Vi do un tè dove ho imparato la democrazia. A Barcellona, tornando dal Brasile. Siamo nel 54, veloce. Vedo che siete ancora lì. Oh, gli organizzatori, io più vado avanti per pagarmi. No, io sono genovese. A proposito, non ho detto che la discussione sul taxi è finita. E poi, giustamente, allora quanto è l'accordo? Non mi ha fatto pagare. Hai capito? Quindi, a un certo momento arriviamo la mattina alle 7 con la nave. Avevo fatto amicizia con un padre missionario cappuccino. Arriviamo, c'è il regime di Franco. Una miseria, non mi dico, le ragazzine, peso, pesetas, dollari, lire, da italiano, arrivava una nave, vabbè, dice, vieni con me, un vecchio missionario, trentino, con la mano, io chiedo ancora, con la talare. A un certo momento, contatto un tassista, un taxi, tutto bene, e il tassista non so quanto avevamo pattuito, io qualcosa avevo, lui, è stato tutto il giorno con noi, che è pratico il Barcellona, dopo l'una torniamo dal Tibidabo, dove sono i salesiani, tra l'altro, si ferma perché era deserto, era di maggio, mi sembra, ci ha fatto scendere, facendo finta che sono quelli di era, scendete, a basso, a noi, mani in alto, e noi lì, ma dico, bene, questo qui è diventato matto, poi ha detto, scherzando, ma non tanto, questa strada, voi, cattolici, in nome di Cristo Re, mi avete ucciso tre fratelli. La guerra civile. Una guerra civile che era un golpe militare che andava a colpire un governo legittimamente eletto democraticamente. Ci ha fatto una scena. Andiamo a pranzo, trattoria sul porto. Sai quei tavolini di legno 4K? E il cappuccino per le scelte, poi i cappuccini hanno attenzione, allora gli fa, come va Franco? Lui non capisce, io dico, ah, generalissimo, parla sottovoce, c'è la mano. Allora ci dice, per un discorso, lezione democrazia, 2 minuti. Quante gambe hanno i tavolini nelle trattorie in Italia? E io dico, compagnero, 4, come questo. E in Spagna 3. Ma cosa dici? Ascolta, sottovoce, perché c'è. Prima gamba, la falange. Mi dice Franco, la falange. Seconda gamba, l'esercito. Terzo, mi dispiace, la chiesa. 3 gambe. E il pueblo? Nada. Vi rendete conto? Infatti la parola democrazia, io non sono un grecista. Demos, popolo. In questo momento possiamo dire che la nostra democrazia è con partecipazione di popolo. Un quiz. Faccio un quiz, attenti bene. Vediamo chi sa indovinarlo, alzi la mano. L'indifferenza è il peso morto della storia. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva, la massa ignora perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale. Un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto o chi non ha voluto, chi sapeva, chi non sapeva, chi era stato attivo, chi indifferente, alcuni piannuncolo pietosamente, altri bestemmiano, oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano,
se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo. Cos'è successo? La caduta di... Chi è l'autore? E siamo nella libreria. Vi aiuto. È un sardo. Come? Oh, Antonio Gramsci, attenti bene. Antonio Gramsci, dalla Città Futura numero unico, pubblicata a Torino l'11 febbraio 1917. Il problema è che quando avevo 30 avanzi, dire la candidata. Una volta mi incontro, sai, negli ingressi, mi dice, ehi, pretaccio, preghi, c'era un buon rapporto. Certo che prego, quando voi superiori mi fate delle zuppe. A proposito di Eminenza, io ho una preghiera, vorrei divulgare, me lo danno la ossa. E lui intriga, qual è questa preghiera? Eccolo qua, io ho detto, Eminenza, lo porto sempre dietro. I primi 12 articoli della Costituzione, è rimasto di merda, bell'anno. E come un'altra volta che scherzava, mi dice, a proposito, riconosci i Vangeli canonici? Certo che riconosco. E in calza, Quanti sono? 4. Quali sono? Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Oh, sì, ma Eminenza, e arriviamo alla mia svolta. Io ero un quinto. Ma come un quinto? Leggi i Vangeli a poco? Ma che a poco? Viventi, l'ho vissuti, mi tiravo per la talare, vieni, il prete non deve stare solo in sacrestia. E qual è questo Vangelo? Il Vangelo secondo De André. Ti rendete conto? Il Vangelo secondo De André. E in Eminenza, qual è la frase che meglio, così sinteticamente, può racchiudere il Vangelo? In direzione ostinata e contraria, rispettando. Io, ecco, guarda cosa mi viene. Io ho sti ragazzi che vanno al computer l'estate scorsa, Carlo, leggi. Allora, cos'è? E guarda una statistica uscita adesso della FAO. Cosa fa la FAO? È contro la fame del mondo. E cioè, cosa c'è? E leggi, Carlo. E lì di nuovo piano. Ogni 3 secondi su questo pianeta muore un bimbo, una donna e un uomo di fame. E allora io piangevo. Come si fa a non piangere? Mentre siamo qua, noi abbiamo un'unità da oltre 12 anni, un appartamento per ragazze che deliberatamente uscite dalla RAC, 6 nigeriane. A proposito, quando incontro Berlusconi dico che mi deve dare dei soldi. No, per questo motivo, perché prima le tossiche, poi ormai da 15 anni le ragazze di strada, nere, mi chiamano tutte da sempre papi. Quindi io non mi chiamavo papi. Quindi, voi lo sapete che questo governo, il 1 agosto, governo, la Carafani, come si chiama il governo? Carafani, hanno deciso. Noi da 9 anni avevamo sul territorio nazionale 14 postazioni telefoniche, il numero verde. Qualunque sfruttato del RAC, anche i ragazzi, bastava, tramite un'unità di strada che abbiamo, andiamo a portare, bastava telefonare, scattava la protezione. Noi da 12 anni, 6 ragazze, progetti di un anno, scuola di italiano, lavoro, ne hanno tolti 14 tutti, hanno lasciato il centralino in Venezia. Anche lì, io fossi stata alla conferenza stampa della campagna, non lo so, devo fare il cristiano, il non violento, ecco perché non lo dico a caso, voglio essere non violento. Ha detto la campagna, non è vero, abbiamo mantenuto il centralino a Venezia. E poi non dovete chiamare tagli, è la razionalizzazione dei costi, non si può dire così. Vedete come? Ora, qual è, cosa con De André, che cosa si è scattato? E vedete che la mia storia con i miei ragazzi e ragazze è un film. E non potevamo non avere la colonna sonora. E io mi sento, avendo conosciuto ancora il liceale, sapete cosa gli piaceva di Fabrizio ai primi tempi? Di leggere la biografia di Einstein. Quel passaggio dove Einstein, ebreo, vedi, deve fuggire,
vai in America e c'è l'arrivo dall'ufficio immigrazione. Pensa se fosse passato da Lampedusa, Einstein moriva con dei pesci cari. Poi tocchiamo un attimo e vedi che sei da te. Maria, e mi diceva Fabrizio, dai, leggi quel passaggio. Non mi ricordo l'autore della biografia in italiano. Ad ogni modo, documenti, passaporti, tutto, bla, Berlino. L'ultima domanda dell'ufficio immigrazione dice, tu, Einstein, che era seduto lì, ebreo, tu, che razza sei? Einstein lo guarda sorridendo, umana. Ma è difficile per umano. Allora vedete che con la nostra colonna sonora scatta l'insofferenza verso il potere, verso il clero moralista. La devono smettere, adesso ci arriviamo, vedo che siete, se avete il colombino che vi ho due regali alla fine che vi faranno saltare sulle sedie. Verso la guerra, contro ogni forma di intolleranza. Ma sì, contro ogni forma di intolleranza. E questo qui il punto, Fabrizio, è veramente un viaggio su due binari tutta l'opera. L'ansia della giustizia sociale, è un mondo nuovo, questo è il punto fondamentale. Io mi ricordo quando la Dori era spaventata dopo qualche mese, credeva fosse finito tutto. Mi dice che Andrea, se invitiamo i big, dice che verranno al Teatro dell'Opera a Genova a cantare una canzone, era passato alcuni mesi. Ma dico, Dori, cosa dici? Ma ti immagini? Infatti io ho dovuto tagliare perché venivano, è venuto anche mio amico Vasco, persino Celentano, che poi ha fatto una mezza stecca, anche lui, a un certo momento. Allora chiamiamo Faber, tu mi devi portare, si pagava 30.000 lire, tutto in beneficenza, abbiamo soffritto anche noi, però mi porti 250 ultimi degli ultimi di Genova. 250, Teatro dell'Opera. Al telefono e vado, sono andato per l'appuntamento, c'è questo dirigente, arrivo, teatro vuoto. Ciao Gallo, mi conosceva. Ciao, com'è? Allora guarda, i tuoi emarginati, il teatro, ho fatto tutto all'arena, poi in fondo c'è come una tribuna. I tuoi emarginati li mettiamo là. Perché li chiami emarginati? E come devo chiamare? Li chiamano i miei fratelli, sorelle, per me non sono mai. Ah va bene, no va bene, poi dove li metti? Là ci metti tua sorella. Allora non hai capito niente, ma non hai visto il manifesto, hai sentito la Dora. Io qui porto 200, guarda, avevamo 5 qui, 4 là, 3, e segniamo, segna, tum, lui con le mani ai capelli. Arriviamo a metà, sai, c'è più spazio, lì Gallo nessuno, ah siamo là a capo, no nessuno. Sei della Digos tu? Non è della Digos. Sai che io sono pronto a essere arrestato. A un certo momento. Allora, lì nessuno. Perché nessuno? Ci va il ministro lì. Che ministro? Il ministro della cultura. E anche no, 2001. Dunque, no, 2000. È morto del 99, Fabrizio. E dice, arriva il ministro della cultura. Chi è? La Melandri. Che bello. Dai, lo facciamo, proprio la serata di Andrea, non risorge. A destra della Melandri, io conosco la Melandri, a destra ci mettiamo una puttana delle Bocche di Rosa ancora, c'è ancora qualcuno della Bocca di Rosa. A sinistra una delle nuove, pensa che cultura. A Gallo, cosa succederà? Ah, io non so. Non so un indovino. Cos'è successo? È successo che tutti gli emarginati, tutti gli emarginati sono usciti veramente, veramente, con le lacrime agli occhi. E non è successo niente, di Yusof, Smanie, nessuno è venuto ubriaco da richiamati per sentire questa musica di Fabrizio. Vi rendete conto? Quindi a questo punto direi, con un certo momento si ondeggia ormai tra omofobia, xenofobia, razzismo. L'Italia razzista? Io non credo, tutta la maggioranza degli italiani, ma ormai istituzionalmente, conoscete il contenuto del pacchetto sicurezza? Quando è stato approvato? Tutto d'agosto, 9 agosto 2009. 9 agosto 2009? E allora mai possibile, io mi ricordo ancora prima della Bossifini avevo una trans brasiliana bellissima, tutti volevano fidanzarsi, ma non se ne accorgevano. Direttori di macchine, comandanti, sì, o poveri, andati in pensione. Guarda che io li spero, so,
qui lascia perdere, lasciala perdere la stella, è già fidanzata, te l'ho detto, comandante, non si accorge qui, per il permesso, allora è un amico del questore, vicario, pensate dove parare. Arriviamo in questura, vedi, mi colpisce subito che c'era la mappa del mondo, no? l'Atlante, no? la carta geografica proprio, eh? Oh, Vito Matera si chiamava, e il vicario era poi diventato mio amico, fino a luglio è stato anche questore di Lodi, Presenti, Salvatore Presenti, proprio due funzionari, vedi? A un certo momento dico, oh Vito, questa ragazza, vedi, era di, sono di San Paolo, del Brasile, nera, a un certo momento, ah, dico, Vito, lo sai che io in geografia non ci capivo niente, mi danno 3-4, visto che c'hai tutta la mappa qui, fammi un po' vedere dov'è San Paolo del Brasile. E lui piglia una cosa, ha capito lo scherzo, e lo assegna. Ecco, San Paolo è lì. Porca miseria, San Paolo è sul pianeta Terra. E lì cosa ho scoperto? Qui siamo in questura centrale a Genova, sul pianeta Terra. Ma mi vuoi dire, lo confidente, queste ragazze del pianeta Terra deve venire a Genova, pianeta Terra, e davanti, oh, a voi due spiriti, lo confidente, posso stare sul mio pianeta? Vedi che il capitalismo c'ha la libera circolazione delle merci. Allora, ma certo che è difficile, certo che bisogna rispondere, e certo, e non che a un certo momento, clandestino, lea, tossico, lea, diverso, lea, metterò meccanico, fiocco, lea, e rimane roba da mano. Allora, guarda cosa, guarda te, a te, io cito sempre, penso che sarà molti cattolici, poi lo voglio ricordare al vescovo, qualcuno poi glielo dica. Arrivo in un ambiente più o meno cattolico e non cito la fonte, però entusiasmato, vedete come sono, dico, bisogna esaminare seriamente le situazioni degli emarginati, che il nostro sistema di vita ignora, persino coltiva, dagli anziani, handicappati, tossici, dimessi dalle carceri, dimessi dalla clinica psichiatrica, perché cresce ancora la folla dei nuovi poveri, perché ad una emarginazione clamorosa risponde così poco la società attuale. Con gli ultimi, con gli emarginati, potremo tutti recuperare un genere diverso di vita. Demoliremo innanzitutto gli idoli, danaro, potere, consumo, spreco, tendenza a vivere al di sopra delle nostre possibilità. Riscopriremo i valori del bene comune, tolleranza, solidarietà, giustizia sociale, corresponsabilità. Vedi che c'era un prete lì in piedi. A un certo momento, basta! Prete comunista mi fa. Oh porca miseria, a me me ne hanno dato delle etichette, l'ultima dell'avvenire, scendi letto di Fabio Fari. E riguarda, non me l'aveva mai detto nessuno. Se Fabio si permettesse di dire qualcosa, pare che lo conosco da ragazzo, dire devi dire questo, a me mi chiamano anarchico, non so. Ma torniamo al punto, a un certo momento mi faceva tenerezza quel prete, perché stavo per dirgli una cosa, dico, caro confratello, mi dispiace, non ho citato la fonte. Titolo: La Chiesa italiana, le prospettive del paese. Vedete che a volte lo Spirito Santo va in mezzo ai vescovi. Perché il documento è del Consiglio Permanente della CEI. E soprattutto, guardate, il mio caro confratello, attenti bene, altro che Roma, 23 ottobre, 1981, era l'ottavo centenario della nascita di San Francesco. E chi è che l'ha letto allora? Ma chi è che l'ha letto a un certo momento? A un certo momento, chi è che l'ha letto? E allora una sera, vedo che siete ancora te, una sera capita lì un ragazzo, questo lo voglio toccare che è troppo importante, alle 2 di notte c'era ancora il servizio di leva. Cos'è la legalità? E cos'è la illegalità? Tutti i governi, l'attuale governo, come quelli di prima, i responsabili anche dei comuni e delle regioni, tutti, basta leggere l'articolo 3, la Repubblica Democratica a un certo momento rimuove gli ostacoli perché la persona possa realizzarsi in tutto il suo pieno. Vedi che gli ostacoli, i tagli saranno ostacoli o no? Quindi sono nella legalità. Sono loro nella illegalità, ricordate? Qualunque azione
pacifismo attivo. Bisogna che se la sente veramente. E come lo sapete, me l'andate stanotte. Le spese militari italiane sono 24 miliardi all'anno. Solo quelli della ricerca non sono manco la metà. Ma dice, per le missioni di pace. Il servizio di leva ci ha mandato a cacciare via dei contadini da dei campi. L'esercito per la difesa dei confini, della patria. E io dice stato, mi sono rifiutato, e ho detto, mi ha mandato a peschiera. Sono riuscito a fuggire. Se lei mi tiene qui 3 giorni, viene mia sorella dalla Francia, amici. Cosa avreste fatto voi? Io ho fatto l'illegale. Infatti è arrivata la ragazza. E allora poi siamo andati insieme, del resto anche con Fabrizio dopo. E il famoso Boris Vian. Molti giovani conosceranno il musico di Boris Vian, come di Brassens. Sapete che De Andrés è ispirato a Brassens e agli altri. Il famoso disertore, sono contento che l'ha cantata anche il mio amico Giro Paolo, che non è facile fare. Fossati, la Vanoni, perché poi dopo sono riuscito ad andarlo a trovare. La voglio leggere ai giovani che sono qua. In piena facoltà di Egregio Presidente le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra di andare a fare la guerra, quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, Egregio Presidente, per ammazzare la gente, più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso. Ma sento che ho deciso che diserterò. Siamo ancora ai tempi della guerra di Indocina, dei francesi. Poi arriverà il Vietnam, a proposito di soluzione. Poi la guerra d'Algeria, ha dovuto cambiare nome con l'Islam. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato, han pianto insieme a me, ma mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non li fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò, chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò, giovani ascoltati. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia, di Bretagna. E a tutti griderò di non partire più, di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a lavare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, Egregio Presidente, se vengono a cercarmi, che possono spararmi. Io armi non ne ho. Vi rendete conto questa possibilità della guerra? E allora una volta ero lì, con la Fernanda Pivano, grande latinista e grecista, per dirvi com'era il mio rapporto con la Fernanda Pivano 5-6 anni fa, che era già molto ammalata. Eravamo alle 5 Terre, una festa, lei in mezzo, Don Righetti, Don Gallo, tutti i giornalisti davanti, televisione, lei in Mulvetta. Un momento, grande scoop, io stasera mi sono fidanzata con Don Gallo. Non è finita! Sono già incinta per miracolo. Ad ogni modo leggiamo le encicliche, che voi sapete che le encicliche sono scritte in latino. Del Papa. Lei è entusiasta con sto Papa Giovanni. Lei ormai era buddista. Voi lo sapete che quando è morta, prima di morire, ha voluto tornare a Genova. Lei era nata a Genova, c'è la tomba di famiglia, nella basilica dove era stato celebrato per De André. E alla Dori fino all'ultimo gli ha detto che ci sia Don Andrea, e l'abate sul consiglio del cardinale non mi voleva far parlare, che ho preso il telefono, ah sì, te l'ha detto il cardinale, vado a cercare il cardinale, se me lo scrivi. E io mi dico, ma me lo devo scrivere, ordinare, immagini, dopo mezz'ora, no, lei può parlare, penso che lo sarebbe, magari non c'è su queste cose, ad ogni modo legge e c'è quel passaggio lì, veloce. Chi dice di portare la democrazia con le armi, l'ho detto in italiano, il latino lo definisce. Chi dice di portare la democrazia con le armi lo definisce. Alienum a ratione. Qui c'era certamente qualche latinista. E la Fernanda con la traduzione ufficiale della CEI.
ma quella della CEI è molto molto riduttiva, non dice chiaro. Il latino alieno a razione significa che chi dice di portare la democrazia con le altre è pazzo, c'è poco da fare, sono pazzi. A dove legare? A parte che l'articolo 11 era così, io ai tempi della guerra del Golfo sono andato a Tetta Mazzis e dico: Eminenza, come faccio io a celebrare la messa, comunione? Che c'è a capotavola? Gesù, principe della pace. E voi, la NATO l'aveva chiamata guerra umanitaria. La Santa Sede, per i suoi interessi, non si sa mai, ingerenza umanitaria, bombe, 92 giorni di bombe, contro nessuno, contro i civili, distrutto la più grande fabbrica automobilistica dell'Jugoslavia. A un certo momento, io la messa non la cerco. E Tetta Mazzis mi aveva rispettato. Tre giorni dopo il tribunale, con un avvocato con le palle così, abbiamo denunciato il Presidente del Consiglio. Perché l'articolo 11 l'Italia rifiuta, è inutile che sia l'articolo, se riusciamo a non fargliela cambiare la Costituzione. Chi era il Presidente del Consiglio? Il mio amico Massimo D'Alema, che dopo un po' era venuto: facciamo la pace, Andrea, dai la pace. Ha trovato un giudice che l'ha finita lì, l'avvocato mi ha detto: io speravo nel ricorso, nessuno ne ha parlato. E quindi vi rendete conto che a questo punto vorrei dire terminare con due grandi cose. Il centro, la sessualità. Avete in questi anni cercato naturalmente di dire e non dire. La Chiesa aveva dovuto risvegliarsi con la pedofilia, che è chiaro che non c'è solo nella Chiesa, però che degli educatori, eccetera. E la sessualità. A me mi devono dire, se la sessualità entra nel piano di Dio, che è un dono di Dio, o che ce l'ha buttata lì il demonio. A me sembra di quel poco, quei teologi, capito? È un dono di Dio. Io so che corro due rischi della mia vita. Primo, di diventare matto. Matto, ma non per le tragedie che vedo, per l'indifferenza che cresce. E la mia coscienza di uomo cristiano, prete, coordinatore, sarebbe salvo. Il secondo rischio qual è? Sarebbe il mio fallimento. Sono molto vecchio, ammalato. Il rischio di non concedere come uomo, come cristiano, come prete, come coordinatore, di non concedere a chiunque incontro il diritto alla non sofferenza e il diritto al piacere erotico. Signori, chi è che deve a un certo momento? E allora l'obiettivo deve essere la sessualità liberata, dare fiducia, dare coscienza. Ve la butto lì. L'altra volta, l'anno scorso, 7 ragazze laureate volevano, facevano un'inchiesta sulla prostituzione, venivano a chiedere a me interviste. A un certo momento le guardavo così giovani e dico: ma a voi chi ve l'ha fatta l'educazione sessuale? Nessuno. E la Chiesa dove vi dice? Ah, la Chiesa si dice no, qui no, qui è peccato. Io mi ricordo gli ultimi mesi in teologia, 59, questo professore, mancava due mesi, a un certo momento fra poco sarete preti. Pensa all'Ateneo Salesiano, 24 nazioni, da 25 a 40 anni eravamo tutti già chi era laureato. Allora dice: la prima domanda dovete fare con prudenza, ti tocchi? Tutti mezzi a ridere perché bisogna stare attenti. Ma dice: se risponde affermativamente dovete fare un'altra domanda, quando ti tocchi? Mi sembra di vederlo, sto a mezza sega di professione a un certo momento. E lui, io lo guardavo, ero nei primi banchi perché a me mi piaceva, a un certo momento. E dice: quando ti tocchi provi piacere? Se provi piacere è peccato. Io subito, obex, obiezione, ero già diacono. Cosa c'è? Ma dico: scusi professore, è 4 anni che siamo qui, cerchiamo di capire con difficoltà qual è l'essenza del peccato, l'odio di Dio. E allora uno si tocca un po' le palle, eccetera. Vai, sarai chiamato dal rettore. Meno male che ce l'ho il rettore. È come sul matrimonio. È il matrimonio. Primo, un mese sulla procreazione. Non finiamo più.
primo e principale. Secondo, Remedium Concupiscentia, si erano accorti che la natura, quindi Dio creatore ci ha fatto, cioè, allora puoi fare le sue scelte. Terzo, anche lì di nuovo Obex, l'ho fatto di brutto quella cosa, ah no, dico Obex. Terzo, l'amore degli sposi. Ma professore, ma guarda che qui, tant'è vero che ormai dopo il concilio, eccetera, nei sacramenti ci vuole la materia, tu correggi, la materia è il ministro, per esempio per il battesimo, materia è l'acqua, il ministro è colui che amministra. Nel sacramento del matrimonio, qual è la materia? L'amore, su cui potrà esserci la paternità, la maternità responsabile. Non è vero che deve essere è un tono, un truo, una trappola. L'aveva capito persino Papa Pacelli nel 60. Quando a ruota libera si trova davanti tutte le ostetriche e dice queste povere donne aiutate, quella no, la donna aborto, no, l'anticoncezionale, no, c'è il metodo Gino Gauss, il professore. E non ne viene fuori, dal 60 lo sanno anche adesso, che per almeno 20 giorni il disegno della creatura, della natura, quindi Dio creatore, il ciclo femminile almeno per 20 giorni, il più sterile anche di più, e allora una donna anche sposata in chiesa benedetta, in quei 20 giorni non dovrebbe fare l'amore, perché è sterile. Ma come la mettiamo? Vogliamo ascoltare, vogliamo approfondire, vogliamo rispettare il diritto. Ad ogni modo arrivo alla fine, sono stanco anche loro, la unità di strada è chiaro che abbiamo preservativo. Io mi sono informato, grande professor Moroni di Milano, io mi verifico con la scienza, io riconosco criticamente, faccio delle domande, ma riconosco la loro autorità, se sono scienziati, devono darsi vicini. Bene, e quindi anche attraverso i rapporti sessuali, può essere l'HIV, non c'è ancora oggi il vaccino. Io sono stato all'ultimo convegno mondiale, era viva Madre Teresa di Calcutta. Quindi fate voi i conti, io gli animo, ecco, l'ho abbracciato, che lei quando l'ha chiamato, in inglese, l'auditore della tecnica a Roma, tutti i professori del mondo, Robert Gallo, Montagnier, ho chiesto a Robert Gallo se è mio parente, ho detto di no, ma lo scopritore. A un certo momento lei dice, professore, vi ringrazio, e poi me lo ricordo, io avevo le cuffie, parlo inglese, a quando il vaccino? E il vaccino non c'è ancora, me l'ha spiegato un professore. Robert Gallo lavora per la Bayer, Montagnier per il Pasteur, vogliono arrivare prima ai brevetti. Desmond Tutu, vescovo luterano dell'Africa, che è Obama, almeno le medicine. Ad ogni modo noi nella unità di strada diamo anche preservativo, oltre numero verde, tè caldo, contatti, aiuti, vestiti. D'arrivo un professore di morale, mi sembra fosse il cardinal Canestro, terzo. Questo professore di morale comincia, caro Don Carlo, la morale cattolica qui e là, ma dico, e viene a dire voi che non sape la morale cattolica, guarda che io ho dato gli esami con Bertone, la so, anch'io la propongo, preparazione al matrimonio, ah, prima mi ricordo, l'anno scorso, guarda a che punti siamo, in una parrocchia ricca mi chiamano perché i giovani vogliono parlare e confessare e poi mi danno un contributo, c'è sempre con i debiti, con tutti questi tagli, poi non so che fare. Quindi guarda che vergogna. A un certo momento trovo la grata, già anche con la grata, ma siamo pur dei mentecatti, possibile che un prete veda una donna che gli si butta contro, allora veniva, fa domanda, ma dove siamo? A dove la grata? E c'era un ragazzo, l'ho saputo che c'era il primo anno di economia, com'è? Comincia, cioè non va bene. Padre, mi perdoni che perché ho peccato. Ho perso 5 messe, si dice così a Genova, non è andata a messa la domenica. Ma dico, guarda, perdere, a volte perdere una messa è tutto di guadagnare. Per dire la mia pedagogia, cerco di strafare. Poi signore, in casa sono nervoso e la mia zia contessa qui la... Poi si rabuia e io lo guardo, oh coraggio,
e padre, sono molto conturbato. Perché? Ma dico, guarda che Dio è misericordioso. A un certo momento si libera e fa dalla grande. E mi sono masturbato. Allora a me piace proprio sta magia. Ah sì? Ti sei masturbato? Allora, se passando la strada che dà alla porta della chiesa ti investivo la macchina e morivi, caro figliolo, allora andare all'inferno? Sì padre, sono uscito fuori, ti do un calcio al culo, ti ci mando via. Un Don Carlo di lei, ma dico, ma oh, ma sei okay, un cattolico, sei un cattolico, sì, a un certo momento, com'è? Ci credi, Dio onnipotente, onnisciente, tutto il mondo, l'universo, ma Margherita Hack dice che cerca Dio, è che continua a cercare, aumenta la dimensione dell'universo e le stelle, le galassie, continua, io Andrea non l'ho ancora trovato. Ad ogni modo, questo Dio onnipotente te lo immagini, come ti chiami? Luigi, Luigi, allora, questo Dio onnipotente, creatore, onnisciente, sta a vedere te che ti spari una sega, ma dico, ma abbi pazienza! Vai uno psicologo, vai a qualcuno. Allora arriviamo e il professor Morano mi dice: giovedì sua eminenza l'aspetta. E allora vado, entro l'anticamera, c'è uno e arriva un segretario, non ho mai capito che i segretari viaggiano sempre con, sai, con le borse, con le cartelle, no? Chissà cosa. Oh, buongiorno Don Andrea. Oh, buongiorno Monsignore. E dice, lei è il secondo, sai, l'approccio. E ho visto, c'era. Dice, Don Andrea, lei è tanto buono, quando ti dicono buono vuol dire che sei scemo. È tanto buono nostro cardinale. Sua eminenza così sensibile a una cultura antica, contadina, che mi dica, che o lei capirà perché è buono, non può sentire la parola preservativa. O può, a me non si preoccupi, sarò molto più tecnico, dirò profilattico. Non dica profilattico, Gesù. Che cosa devo dire? Si mantenga sull'anticoncezionale. Entro dentro. Scendi, lui in piedi, tu devi andare dai nostri giovani con i principi, e tu devi andare, e io, eminenza, ma io i principi li conosco, propongo loro, e lì mi è scappato, perché io fra l'Angiporto di Genova, l'Angiporto di Barcellona, l'Angiporto di Asta, dove il genere del Basico, mi scappa, e mentre lui era infuriato i principi, io capisco, infatti propongo, diamoci, ma è la nostra volana, la purezza, le scelte, eccetera, e la crescita, però vede, caro eminenza, i giovani oggi scoprono, non gliel'avessi detto, cosa hai detto? Porca miseria, eminenza, i rapporti sessuali sono diffusi, e dai, ecco, e io allora dico, guarda, io ero in marina, in piena guerra mi era capitato tre volte. Quando scorgevamo i naufraghi, il comandante fermava il motore, la ciambella, chiunque sia, non è che stava lì a dire, siete inglesi, francesi, americani, andate alla malora. No, e a questo punto lo facciamo un inciso, come fa la marina italiana, per legge illegale, anticostituzionale, contro la corte di tutto il mondo della marineria mondiale, non può la marina italiana correre dentro dei naufraghi, impacchettarli e darle a un colonnello che li manda a morire nel deserto, è un grido che è verificante, la chiesa dove c'è la guerra in tutto il mondo, uno a uno, tutti responsabili. Io quando incontro qualche ufficiale, Don Carlo per me, no, non ti saluto. L'ultima volta che c'era a bordo con le motovedette della Guardia di Finanza, ma come? Non sa più niente cosa è successo. Non sa, ma sparavano. Ma vi rendete conto? Ad ogni modo lì torniamo al cardinale.
E allora gli dico, guarda Eminenza, io mi sono informato dai grandi infettivologi. No, 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 tu devi andare col principio, devi andare. Allora ecco che vi faccio l'ultimo regalo, poi non sto più in piedi. C'è ancora un regalino finale, che so che gradire per ringraziarvi che siete ancora qua. E allora gli dico, Eminenza, a me piace non drammatizzare, guardandolo bene, se ci fosse ancora i roghi per gli eretici, lei sarebbe bruciato. Ma cosa, se vuole un momento di scherzare, io voglio essere non vincente, convincente. Eh no, Eminenza, io capisco la sua proposta, però sappia che ormai Pio IX è morto da un po', e prima di lui anche, ormai col concilio, e ve lo do il dono a quelli che vogliono essere della Chiesa Cattolica, nella Santa Madre Chiesa, tu correggimi, è dottrina certa, chi dice il contrario è eretico, il primato della coscienza personale. Ero, non so, Pinerolo, un teologo che rappresenta, ha preso una lettera e ha confermato. Di chi era la lettera? Del cardinal Ratzinger. Era ancora cardinale. Poi dico, come gli taccio. È confermato. La coscienza, e come fate a dire il Padre Nostro? Io un vecchio salesiano toscano, infatti io lo continuo. Quando sono da solo non dico mai padre. Mi sembra che sia lontano. E noi a Genova diciamo papà. E lui dice, no, dice, vedi, Andrea, Mani, non dire papà, pa, voi siete genovesi, di come noi in Toscana, oh babbo, sai, babbo ti avvicina. E infatti una volta un ragazzo entra mentre io, nella mia bomba, entra dentro, a un certo momento dice, oh babbo, oh caro, sei già ubriaco, ma detto. Ma non capisci, stai a ascoltare, io parlo col mio padre, che invece è rimasto ragazzo, hai capito? E allora gli dico, è il primato della coscienza. A un certo momento lui rimane lì così. A un certo momento, dopo tre giorni, mi scrive. Abitiamo un chilometro. Caro figliolo, ai, caro figliolo. È vero, nella nostra Santa Madre Chiesa il primato della coscienza personale è dottrina certa. Tuttavia, caro figliolo, una coscienza, per definirsi retta, deve far riferimento alla verità. E io gli ho risposto, Eminenza, finalmente siamo in sintonia. Perché non la cerchiamo tutti insieme? Solo Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. È una coscienza personale, ciascuno di voi, chiunque sia, con un'etica, perché è un dono di Dio, figli di Dio. A chi è subordinata la coscienza personale? Non è che è infallibile. Vi chiedo, a chi è subordinato? Non è infallibile, quindi una coscienza che riconosce l'errore, allora ritrova spirito in avanti, di alzato. A chi è subordinato una coscienza personale? Al governo Obama? No. Al governo Sarkozy? No. Putin? No. Al governo D'Alema? No. Al governo Berlusconi? No. Al vescovo? No. Al Papa? No, che mi condanna. E certo che bisogna ascoltare questo, qualunque parola, di qualunque parola, però ti devono lasciare libera. Questo è un segreto di Gesù. Una volta si gira ai suoi apostoli, e siccome parlava non so dove, non so citare bene, e gli dice, ma se ne vanno via tutti. Lui guarda quei 11 deficienti, 12, uno poi si è impiccato. 11 deficienti, da dove l'ha preso? Più deficienti. L'unico che era un po' che era odiato anche dai cani era Matteo, fatti conto con i tempi un accento delle tasse, per un ebreo tasse che andavano ai romani. Quindi fatti conto che l'imperatore Tito nel 70 ha dovuto ammassarli tutti, perché si rivelavano in continuazione. E allora si rivolge a quei suoi discepoli, volete andarvene anche voi? E non è che dice se andate via vi fulmini, no. E l'amore come fa a fulminare? Quindi vi rendete conto? E allora stasera, almeno, vi do la mia missione, che uscendo dal noviziato del 49,
va da Maria Ausiliatrice, sai i novissimi, Patalare già, e allora c'è un vecchio salesiano che era stato allievo di Don Bosco, lui del 49, già vecchio, professore a Valsalice, qui là, Don Bosco muore dell'88 e dell'87, questo qui 87-88 era al ginnasio a Valdocco. Don Bosco, com'era Don Bosco? Tutti attorno, una festa. Alla fine c'era il congedo e mi ha dato la mia missione. Ecco perché sono come sono. Infatti io arrivo l'ultimo a salutare, a baciare la mano, come era allora. Lui è come chierico, noviziato, ero il più vecchio, 20 anni, gli altri avevano 16, e io sono l'ultimo, gli bacio la mano, così, bene, e lui mi guarda, un bell'uomo alto, col tricolore, la mantellina, capelli bianchi, come ti chiami? Io sono messo dopo un anno, 360 giorni di preghiere, meditazione, dove tutto oro, e gli dico sommessamente, chierico Gallo, come? Allora mi sono fatto un po' più, allora, chierico Gallo, e ecco, mi ha dato la missione dell'agosto del 49, lui mi guarda, fai conto che io sono te, e lì, e lui qua, il professore fa, caro chierico Gallo, non sarai mai papa, perché dire il papa Gallo è così disdicevole per la chiesa. Un piccolo regalo finale di 5 minuti. Quando è morto Fabrizio? 5 minuti. E le ragazze, i nostri ragazzi hanno scritto le letterine, portale alla Dolidesi, e io ne ho fatta una, 5 minuti. Non solo io, insieme agli altri. La Dori l'ha infilata un po' da tutte le parti. Caro Fabio, forse riuscirete a capire cos'è la comunità di San Benedetto, qualche cosetta, da quello che mi leggo. Caro Fabio, da tanti anni canto con te per dare voce agli ultimi, ai vinti, ai fragili, ai perdenti. Canto con te con tante ragazze e ragazzi in comunità, quanti Giorde, Michele, Marinella, Bocca di Rosa, vivono accanto a me, nella mia città di mare, che è anche la tua. Anch'io ogni giorno come prete, verso il vino spesso il pane, per chi ha sete e ha fame. Tu, Faber, mi hai insegnato a distribuirlo non solo tra le mura del tempo, ma per le strade, nei vicoli più oscuri, nell'esclusione, nell'emarginazione, nella carcerazione. Ho scoperto con te, camminando in via del campo, che dai diamanti non nasce niente, dall'etame sbocciano i fiori. La tua morte ci ha migliorati, Faber, come sa fare l'intelligenza. Abbiamo riscoperto tutta la tua antologia dell'amore, una profonda inquietudine dello spirito che coincide con l'aspirazione alla libertà. Soprattutto il tuo ricordo, le tue canzoni ci stimolano ad andare avanti. Caro Faber, tu non ci sei più, ma restano i migranti, gli emarginati, i pregiudizi, le puttane, i diversi, restano l'ignoranza, l'arroganza, il potere, l'indifferenza. La comunità San Benedetto ha aperto una porta in città nel 70 e nel 71 leggevamo il tuo album Tutti Morimmo a Ste. E in comunità bussano tanti personaggi delle elite abbandonate, impiccati, puttane, migranti, tossicomani, suicidi, adolescenti traviati, bimbi impazziti per l'esplosione atomica. Il tuo album ci lasciò una traccia indelebile. In quel tuo racconto, crudo e dolente, ed è la nostra vita quotidiana, abbiamo intravisto una tenue parola di speranza, perché come dicevi nella canzone, alla solitudine può sorgere l'amore, come ad ogni inverno segue la primavera. È vero Faber, a loro, ai rom, agli esclusi, ai loro occhi troppo belli. La mia comunità che di quel mondo siamo e ci sentiamo parte, sappiano essere anche i nostri occhi belli. Ti lascevamo cantando Storia di un impiegato, canzone di maggio. Ci sembra troppo attuale. Ci sentiamo oggi così vicino, così stretto a noi. Grazie Faber. E se credete ora, che tutto sia come prima.
perché avete mutato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare. Verremo ancora alle vostre porte, chiederemo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Caro padre, parli all'uomo, amando l'uomo, stringi la mano al cuore, spegni il dubbio che Dio esiste. Grazie alle ragazze e ai ragazzi, con Don Andrea Gallo, un prete del marciapiede. Gibio.